Oggi vi porto in uno spot un po' semplice rispetto ad altri che abbiamo a Roma, però il fatto che sia semplice lo fa essere uno spot molto particolare perché ha quei salti, quelle cose ed è molto facile allenarsi lì se si hanno quelle distanze, diciamo. Per esempio questo gap È il gap principale che c'è qui, è molto comodo, nel senso che il muro è della giusta altezza per staccare molte cose tipo compre, tipo reverse e altri. Il bounce off è abbastanza buono, non c'è niente di particolarmente scomodo sotto e i muri grippano abbastanza, sono abbastanza comodi. E dopo c'è l'erba, quindi se si vuole flippare alla fine o continuare in una linea si può tranquillamente. Poi comunque si può scegliere il dislivello a cui farlo e anche la lunghezza, perché varia. Perché per esempio qua alla fine è un po' più lungo e proprio a scendere. Poi si sale e diventa un po' più corto. Però con meno dislivello, quindi è un po' più difficile. E poi c'è quest'altro gap Che ha un po' i muri ad angolo, però comunque ci si può fare roba. bene, ora mi scaldo, aspetto Fabio Passi, 1G di Roma e niente, alleniamoci. Un paio di info importanti sullo spot, che si chiama Ponte Milvio, sono che c'è un altro spot qua vicino e ha una fontanella molto vicina, quindi è ottimo. E per raggiungerlo non è troppo scomodo dal centro, c'è un tram che porta qui facilmente oppure un autobus che porta sul Tevere facilmente. E per uscire non è male, quindi se uno vuole stare la sera fuori può venire qua e poi uscire la sera. Ok, ora possiamo saltare. Un po' brutto, ma non era malissimo. Il problema dello spot sicuramente è che d'inverno, essendo coperto, essendo in mezzo al verde, è pieno di muschio e si asciuga difficilmente, quindi è molto scivoloso. Però d'estate è perfetto, d'estate è molto molto buono. Pensando, questo cosa che ho fatto adesso col 180 ci sarebbe in una linea partendo da qui, prendo running, step, salgo in monkey e poi faccio il resto. Sarebbe anche figo aggiungere qualcosa alla fine, la cosa che mi viene in mente subito è un full, sto girato, pronto per tirarlo, quindi mi piacerebbe anche tornare indietro, quindi ora capisco un attimo. Decisamente possibile, poi quando arriva Fabio me la faccio filmare anche meglio. La campana comodissima per fare video. Dicevo, è arrivato il momento in cui sono abbastanza caldo per fare il compré. Anche se ogni volta che lo faccio devo ripartire a zero e la prima è sempre spingere di più e poi si aggiusta. E niente, però, un po' scivolato. Ora che ho fatto quello un po' a scendere, potrei fare questo qua a livello. Ora ci provo un paio di volte. Un'altra cosa fastidiosa d'inverno sono gli aghi di pino e qua si riempie, diventa scivoloso anche per terra, non solo sul muro per il muschio. Prima li bonzoffavo tutti, adesso li ho cresciuto tutti. Classic. Ora che è finita l'acqua, ne ho bisogno, vado a prenderla e vi faccio vedere quanto è vicino la fontanella. Lo spot forse da quasi da ancora. Però sì, la fontanella è qua proprio. In questa via. Però l'acqua è freschissima.
fa più porre di quanto sia difficile. Eccolo il Fabio Passi, arrivato in moto, sempre in ritardo, con gli occhialetti. Mi piace la mia moto elettrica. Moto elettrica? Spacca! Non fa rumore, non inquina l'ambiente. Bella, che stile. Non finisce più. Stamina. No. Che potegliare. Che fluidità. Il primo è tipo l'elicottero. E poi come devo lanciare subito? Esatto, di culo. Si potrebbe provare a far diventare sempre più difficile. Cioè, questo lancio, provando a... Oddio! Arrivi col piede, pari tutto, poi ti siedi e scendi. Capito? Questo qui, dalla curva, è un po' strano. C'è tranquillo. C'eri! Puoi fare run in pre o oltre? Dove? Di là, vuoi arrivare sul prato o sul muro? Ah no, mi piacerebbe fare un precision controllato. Che dire? Vado. Un calcio. A calci i muri. Fando le chiacchiere. Vado. Ora abbiamo finito in questo. Mentre stavo andando via, Fabio ha detto la stessa cosa che dicevo, che è uno spot piccolo, ma non so, è molto divertente, c'ha delle belle distanze, delle belle altezze. Andiamo al secondo. Next spot. Io devo ancora vederlo bene lo spot, quindi ora vediamo. Scopriamo insieme che cosa c'è. In questa è la parte principale. C'è, non lo so, è pieno di muretti bassi sto parco e di blocchi. Penso che sono prese di aria di un parcheggio sotto. Molto carino, molto semplice. Ora vediamo che riusciamo a fare. C'è questo cat. Arrivare qui. E si ha poco spazio per le dita, ma quanto basta per tenerlo. Quindi ora lo facciamo al volo. Com'è il drop? Inizierò così da seduto. Vai. Slanciandomi. Una bella sensazione che non provo da un po'. Com'è l'erba? Morbida? L'erba è confortevole. Devo fare il mio cat ora. Ah, scivano via le dita. Ecco. Poi mi fermo però, perché dove vado? Si potrebbe fare in 180 al ritorno, una volta arrivati, ma mi sa che il muro ce l'ha leggermente troppo. Gli scivola il piede sotto. Okay. E poi secondo me è pure più difficile perché devo controllare il dash. Vabbè, ma è così. Per me è facile. Questo che hai fatto? Mi piacerebbe fare front ora, solo che mi va e non mi va. E poi in realtà la partenza sopra non si vede qua. Però è tutto, ci sono i sassolini, non è comoda. Ora vediamo.
qualcosa strana hai fatto con i piedi. Per scalciare per il front dovevo usare lo stesso piede con cui staccavo all'inizio, quindi ho dovuto fare ghost step. Oh, pesantissimo. Bizzarro. Secondo me qua si potrebbe trovare una bella linea stride di stride. C'eri. Poi c'è anche questa parte, ci stanno tipo questo running play, è molto carino, questo gap è molto carino, e qua ci stanno dei muri leggermente più alti, soprattutto da questa parte, in cui si può fare un po' di cose. Però voglio andare a fare il front, quindi andiamo a fare il front. E col front finisce questo video. Lo spot Ponte Milvio a me piace molto, quello là in particolare, questo un po' meno, però comunque è una buona alternativa, dipende da quello, esatto, che cerchi di fare. E comunque in generale è una buona aggiunta, nel senso, se ti sei stancato di quello spot un giorno puoi venire qui e provare un po' di cose nuove. Quindi gente, un bello spot, raccomandabile diciamo, anche perché comunque è comodo per arrivarci. Quindi niente, ci vediamo al prossimo spot. Bello.